Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia 3-0, che lei sicuramente è tifoso e ha visto la gara, se questa Salernitana si salverà? Un po' difficile. Ah, è difficile? Però, sì, perché magari non abbiamo un attaccante che... E poi a picco minimo e due ci segnano. Ma con l'anduno? Ma io preferivo Bollini. Ah, perché magari quello giocava, anche se aveva una identità di gioco e giocava sempre così. Invece con l'anduno non si capisce che modo usa. E Fabiani invece? Fabiani, se la società non gli dai i soldi e disponibilità, non può comprare nessuno. Ok, quindi allo Tito che vogliamo dire invece? L'ho dito, che gli devo dire? Se vuole stare qui faccia il serio, se no se ne può andare perché non abbiamo bisogno di lui. Volantuno, Fabiani, si salverà questa Salernitana? Sì, si salverà, però un ligiaggio ci sarà, un ligiaggio contro tutti, guerra. Perché no? Contro la società, allenatori, squadre, vabbè, i giocatori sono quelli, però il problema è la società. Ha il torcicollo lei? Mi è venuto ieri sera. Perché cosa è successo? Assistendo un'altra impresa del Colabrodo. Ormai si chiamerà Colabrodo perché prende 3 gol a partita. Non si può andare più avanti così. Ma questa Salernitana, scusi, si salverà? Se gli richiama Menichini, sì, perché lui sa come metterli in campo. Persone in aria, uccisco noi, tutti che stavano con il cuore in terra. Ma il secondo gol non ne parliamo, ma ne sta fino al comune. Secondo gol. Ma si salva questa Salernitana? Ma si dovrebbe salvare. Si dovrebbe salvare. Perché la squadra ce l'ha, hai capito? Non è che non ha la squadra. La squadra la te. E come mai? Hanno poco sfortunata pure, ci diciamo. Da cacciare i soldi. Ah, deve cacciare i soldi. No, non mi inquadrata. Non è cacciare i soldi, ripeto. Ma si salva questa Salernitana? Si salva, sì, si salva. Oggi è in forse, dopo la partita di ieri dico che è in forse. Ma con l'Antuono invece com'è? Con l'Antuono è stata la nostra più grande sciagura. Era meglio Bollini? Sì, perché con l'Antuono si aspettavano 2-3 acquisti a gennaio che non sono arrivati. Hai capito? Okay. Questa è la situazione. Con l'Antuono è un allenatore di Serie A. Quindi non può fare la Serie B? No, perciò ci si aspettava di più. Questo è. E allora che deve fare per salvarsi? Deve essere solo un poco fortunato. Non è una trassi, cazzi, pallari, che trasano così. E all'Otito invece? Va bene. L'Otito va bene? Sì. Però non acquista i calciatori? Non acquista i calciatori. Si salverà? Secondo me no. Non si salva? Non si salva. Ecco l'Antuono? Ah, l'allenatore? No. Era meglio Bollini? Era meglio Bollini. Era meglio Bollini. Secondo me sì. Chi siamo? Siamo rovinati. Si salva? Ma quando posso? Non si salva? Nessuno. Ma come mai sta perdendo ultimamente? Abbiamo fatto un cambio tecnico. Abbiamo fortissimo. Quindi con l'Antuono come va? È troppo forte. Troppo forte. Ma tra Bollini e con l'Antuono? Bollini. E all'Otito invece cosa vogliamo dire? Napoli a gas. Cosa vogliamo dire Napoli a gas? Ma pure i Provolone però. Perché? Perché se ne andai la salita. L'Otito. Io me ne c'è io. L'Otito se ne andai. Però l'Otito è. Il risultato è garantito con l'Otito. È andavo di interetti. Buongiorno. Andiamo da Don Ciro. Don Ciro, buongiorno. Allora vogliamo sapere. Ieri la Salernitana ha perso 3-0 con lo Spezia. Ma come mai tutti i risultati negativi in questo periodo? Un po' i giocatori, un po' sono anche l'allenatore, perché l'allenatore di prima ha dato una certa dimostrazione. Chi te, fino a mo non ha dato ancora niente. Pertanto, e mi avrei ancora. Che succede? E l'Otito invece il presidente? Il presidente ha sbagliato perché non ha fatto nessun acquisto. Non ha fatto di acquisto. Quindi con l'Anduro non può con questi no, calciatori? No, c'entra anche poco. Okay. Salvare si salverà la Salernitana. Sì, ma ieri ha perso un'altra volta, sì, contro lo Spezia. Sì, però secondo me c'è qualche cosa che non va alla guida della Salernitana. Ah, sì. Ma l'allenatore come lo vede? Ma onestamente mi sta molto deludendo. Ah, mi sta molto deludendo perché
una media così bassa non si era mai vista, neanche con lui stesso, con Colantuono. Neanche quando lo allenava le squadre in Serie A che dovevano lottare per la salvezza, ha fatto una media anche più alta, questa volta invece molto più. Fabiani? Passiamo alla prossima domanda. Lo titolo lei. Passiamo all'altra ancora. Allora passo al... ecco, vedo sì, un altro tifoso. Ecco, vedo un altro tifoso. Buongiorno, ecco. Lei sta prendendo un caffè, forse per dimenticare la sconfitta di ieri sera? Chi c'è? Voi va? Che state dicendo? Giovino, non mi capisci. Siete, volevamo sapere, sì, la Serie A se si salva. E che ne sa, voi va? Vuoi bene tu me ne mi? Ma lei è un tifoso della Serie A? Ma chi c'è la Salernitana? Che c'è la Salernitana? Chi c'è una cosa che si mangia? Guarda come cose sulla mangiare a me, vuoi fare? Ah, voi volete mangiare solamente? Ma questa squadra si salva oppure no? Si salva? Ma quale? La Salernitana. Lotito sicuro si salva. Lotito si salva. E invece la Salernitana? Noi soffriremo le pene dell'inferno. Okay, ma ci salveremo alla fine? Spero di sì. Me lo auguro per lo meno. Colantuono invece? Se lo sentiamo questo vedo pietoso. Allora le faccio un'altra domanda. Bollini? Sono svegliato, mi dica. Bollato. Quindi era meglio Colantuono o Bollini? Ci vado presto stamattina. Meglio Fusco. Si salverà sicuramente. Si salverà. Anche se sono contro i Salernitani, non contro la Salernitana. Non contro la Salernitana. Ma c'è una pazienza. Come mai sta giocando male? Sta giocando male. È un problema di spogliatoio, prima cosa. Ah, di spogliatoio. Di spogliatoio. Di allenatore invece? L'allenatore non è male, però. È la società. Anche la società. Non prende rinforzi come si deve.